bentornati in questo nuovo vlog, un vlog che anche oggi vado a dedicare sia a Farming Simulator 2019 sia a Reality Edition per Farming Simulator 2017. Allora, partiamo da Farming Simulator 2019. News e sviluppi, ma fino a questo momento no, cioè nel senso che non si sa quali saranno. Allora, mettiamo in chiaro una cosa, si sa che sono stati rilasciati alcuni tra virgolette script nella patch 1.3 di Farming Simulator 2019, che uscirà diciamo a ridosso del DLC Anderson, un DLC diciamo carino che nel contesto va ad aggiungere qualcosa al gioco, però siamo sempre nel dritto e mezzo, cioè nel senso siamo sempre abituati a un gioco che poi dopo il DLC esaurisce le proprie funzioni. Adesso uscirà una mappa in Multifruit, una mappa abbastanza famosa, e vedremo. Ci sarà diciamo un primo Multifruit, quindi prime culture, però non ci sono le produzioni, non ci sono le fabbriche, quindi te se fai sempre la stessa cosa, cioè quindi produci un prodotto nuovo e lo vendi. Magazzini, vendi, magazzini, vendi, magazzini, vendi. Cioè, alla fine poi il gioco diventa un po' ripetitivo. Sì, è vero, ti hai delle culture nuove, per l'amor di Dio, non ci sono problemi. Però è sempre quello poi il gioco, capito? In realtà con le fabbriche verrebbe, tra virgolette, meno a noia. Perché? Perché con una fabbrica hai la possibilità di fare ancora più cose, quindi di usare un prodotto, poi un altro, per farne un altro ancora. Quindi ti permette di avere, diciamo, più spazio, ok? E più, diciamo, più varietà per quello che è il non produci, vendi, ma il produci, ok? Immagazzina, sfrutta, lavora e poi vendi. Se lo vuoi fare in un modo, se no lo puoi fare in un altro. Però sono sempre cose in più rispetto a quello che è il semplice produci e vendi, produci e vendi, produci e vendi del gioco stesso. Allora, voglio fare un piccolo, diciamo, annuncio. L'annuncio è che verrà fatto, un file tutorial, quindi un PDF, un tutorial formativo e informativo per tutte quelle persone che vorranno utilizzare la Reality. Questo perché ieri siamo riusciti, diciamo, a installare la Reality Edition, con la compatibilità col volante e su a una persona che io ringrazio per la disponibilità e che gli dico grazie, e ci è voluta praticamente una mezza giornata soltanto per l'installazione, soltanto per andare a far capire all'utente quali sono le funzioni, quali sono diciamo i punti fondamentali, per far capire come funziona, qual è il modo di sviluppo e appunto per andare a spiegare quelle che sono le feature e diciamo poi tutti i contenuti, quindi con l'installazione del volante all'inizio non girava, poi ci si è fatta a farlo diventare compatibile, quindi diciamo mancavano i comandi, abbiamo dovuto aggiungere i comandi, sono state diciamo alcuni imprevisti, ok, che effettivamente parlando fra me e lui abbiamo detto ok, forse sarebbe meglio fare un tutorial informativo, quindi con delle schermate, con delle spiegazioni, proprio un manuale di gioco, anche perché il gioco non è quello base, ok, non è il base di Farming Simulator. Se non sai i comandi, ok, se non fai, non visualizza ad esempio il file leggimi, che è un file messo lì, ok, e ti dice ok, ti spiego un attimino quali sono i comandi, però effettivamente manca diciamo una spiegazione informativa, quindi con delle immagini per rendere e per far capire bene agli utenti quelle che sono le funzioni. Siamo riusciti anche a attivare il tutto su una mappa che non è una mappa nostra, ma è una mappa esterna. Quindi questa cosa mi fa ancora più piacere. Sì, ci sono ancora varie cose, tipo la calce che in quella mappa lì non è compatibile, ma che ci lavoreremo e non ci sono problemi, però chiaramente tutte quelle fabbriche, tutti quei prodotti, tutte quelle funzioni sono attualmente disponibili, quindi lui ha una varietà,
di scelta su cosa fare che praticamente è, non ti dico illimitata o infinita, perché poi finisce, però ci sono 50 prodotti, okay, che te puoi fare, se non forse di più, e per farne 50 te devi avere 50 cose, se non 70, perché per fare una cosa ci vuole una cosa, ce ne vuole un'altra, tutte le produzioni, tutte le fabbriche, ci sono tutti i prezzi in tonnellate, hai la possibilità di utilizzare il volante, io ho fatto vedere come utilizzare a modo tutte le funzioni, il cambio, la visuale, la dinamicità del mezzo. E già a un primo impatto questo ragazzo è rimasto soddisfatto di quello che è il risultato. E questa cosa quindi mi rende, diciamo, felice perché? Perché si va a vedere, ok, non soltanto da interni, ma anche da esterni quello che è il proprio lavoro. E effettivamente dal gioco alla reality, ok, da fare un simulator 17 alla reality edition è da così a così. Cioè, cambia tutto il modo di vedere il gioco, il modo di fare le cose. È una cosa, diciamo, è stata implementata la simulazione, quindi tutte quelle cose, ok, che simulano quelle che sono le funzioni del gioco, la realtà, il carico con le funi che andrà ancora implementato, che è stato rilasciato un gameplay ieri che vi invito ad andare a vedere. Diciamo che su questo aspetto va migliorato il carico. Allora, come sapete, ok, nella nostra edizione ogni cosa ha un peso, ok? Quindi si va per chili, per tonnellate o per litri, chiaramente, o per metri cubi o per ettari, eccetera, eccetera. Però diciamo che ogni chiamiamolo, come si chiama? Ogni oggetto ha un peso. Diciamo che il caricamento con le funi si comporta meglio e più realisticamente con oggetti più pesanti. Questo perché? Perché un oggetto più pesante, rispetto alla fisica del mezzo che è stata aggiunta e alla dinamicità di tutti quelli che sono i movimenti, si comporta effettivamente meglio, è più stabile, ci sono più cose che effettivamente corrispondono alla realtà e soprattutto è più gestibile. Non che le cose piccole non siano gestibili, parliamoci chiari. Però effettivamente ci sono ancora dei movimenti che sono un po' non proprio reali. Quindi c'è un traballio, per esempio, un traballio eccessivo di quello che è, non so, il pallet semplice dei semi, che ad esempio pesa 300 320 kg. Se si prende il pallet di fertilizzante solido o liquido, ok, che pesa all'incirca, diciamo, 500 kg, ok? Si ha effettivamente, ok, una, diciamo, diversità fra i due, che poi devo specificare bene una cosa. Il peso si intende come il peso complessivo, cioè nel senso il pallet con la scatola sopra, con il liquido dentro, che è misurato in litri, pesa 500 kg, non 500 litri. Attenzione, ecco perché dico che è stimolato meglio un oggetto più pesante, perché non soltanto c'è il peso, diciamo, del contenitore, quindi del liquido, ma c'è il peso anche generale. I semi, ok, si intende il pallet con il contenitore di semi, che i semi sono misurati in chili, perché misurare i semi in litri è un pochino brutto, ok, e effettivamente pesa 300 kg. O 260, non me lo ricordo quanto pesa in questo momento, però quando si va a sollevare con la fune effettivamente ci sono dei movimenti che, diciamo, fanno un po' traballare questo oggetto, e un oggetto di 260 kg che traballa nella realtà non è molto conveniente. Quindi verrà implementata ancora una volta questa funzione, siamo in un work in progress chiaramente ragazzi, quindi ci sta che ci siano alcune cose da implementare, alcune cose da migliorare, è tutto lecito. Questo è un lavoro che va da, diciamo, 2 anni e mezzo a questa parte, che viene portato avanti piano piano e che lo sta facendo una persona che non è uno sviluppatore a livello industriale, ma è uno sviluppatore privato, in questo caso io, che ho avuto l'appoggio di alcune persone e che stiamo dedicando il nostro tempo per migliorare il tutto. Ecco, allora, vi volevo tenere aggiornati anche su questa cosa qui. Che è tornata, ok, la mappa, cioè è tornata, siamo riusciti a riprendere
quella che era la nostra mappa e renderla disponibile nel salvataggio attuale, quindi nello stato attuale. Il file, se andate a vedere il link del download, è stato aggiornato, è stata caricata un file completamente nuovo, quindi non c'è più un archivio, ma sono già tutte le cartelle molto ben delimitate da dire, questa è la directory principale, questa è la cartella documenti, per chi fa questo, per chi ha la directory, cioè nel senso per installare devi fare questo, questo e quest'altro, ok? E soprattutto siamo arrivati a capo di una cosa che all'inizio io non ci avevo pensato. Non avevo pensato perché? Perché non ci avevo proprio pensato. Chi ha, diciamo, l'edizione Steam del gioco non dovrà, ok, al momento dell'installazione, copiare l'eseguibile. Questo perché? Perché l'eseguibile che viene, diciamo, fornito nella Reality è un eseguibile di un gioco originale, ok? Platinum Edition, Master DVD. Le directory di Steam funzionano in maniera diversa, quindi chi ha Steam deve copiare tutto il contenuto della cartella per 64 tranne l'eseguibile. E mi raccomando, per la configurazione poi dello shader e tutti gli effetti, tutte le feature che comprende il motore grafico, andrà fatto e andrà un attimo seguito un altro file, leggimi, che è stato aggiunto al contenuto, quindi non è più la stessa cosa semplice, prendi ta 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 e fai così e così, ok? E niente, io volevo fare questo video perché appunto ci tenevo a farvi sapere quali sono gli sviluppi, quali saranno le prossime novità. Le prossime novità potrebbero essere, perché non si dice saranno, ma potrebbero essere, perché in base alle cose, quella è la possibilità di eventualmente iniziare con la costruzione di una casa. Quindi si parte dal prendere i materiali, se ci vuole il legno si porta in segheria, si fanno le tavole, si arriva lì e si ha un'impalcatura, ok? Questa è un po' la nostra idea, si ha un'impalcatura con una gru, ok? Con un braccino si devono iniziare a sistemare le tavole. Chiaramente sarà una cosa che verrà un pochino fuori alla construction, quindi che te arriverai a un punto dove ti darà un trigger, ok? Che chiaramente sarà un trigger limitato, non è come construction che ce lo arrivi e ce lo metti tutto girato e l'entropia è lo stesso. Sarà un trigger limitato con i movimenti giusti, dove te andrai a sistemare per esempio il tetto, le tavole per la costruzione intanto di una casetta piccola, se pensate che si possa fare una casetta enorme di 50 piani, magari partiamo da una casa semplice per poi arrivare a poter costruire una casa a due piani, un magazzino, per arrivare alla costruzione di un'industria, mettiamo caso. Servirà il cemento, ok? Servirà il cemento dovrà essere inserito tramite le betoniere che sono già presenti a livello del gioco, ma non soltanto per le calate alte, si potrà scegliere se, diciamo, utilizzare quindi una telescopica, okay, a seconda dell'altezza, o se no verranno allestite delle gru mobili che si potranno comandare, che serviranno per il riempimento del cemento. O addirittura stiamo cercando, e sempre secondo la nostra idea, diciamo che ci potrà essere il macchinario che permette la gettata del cemento in altezza, quindi con il tubo sollevabile, ok? Quindi questi sono un po' gli sviluppi ad oggi. Il nostro obiettivo è quello di andare a sommare alla fine quelli che sono i giochi di costruzione, Construction Simulator e Farming Simulator, per creare un unico gioco che chiaramente viene eseguito nell'edizione di Farming Simulator 2017, ma che comunque non ha nulla a che vedere rispetto a quello che è il gioco originale. E ciò si chiamerà Reality Edition. Ok? Però, se diciamo che la modalità di costruzione e queste feature iniziano effettivamente a funzionare, perché ancora non ci abbiamo messo mano, è soltanto una prima idea, ok? È soltanto una prima idea e la sto dicendo anche a voi, a quel punto lì si potrà effettivamente chiamare Reality e non più Reality Edition, ok? Perché alla fine aggiungi cose che mescolano due giochi in uno e quindi è diventato Reality e non più Reality Edition. Se il tutto dovesse funzionare, vi comunico già che io in prima persona mi muoverò per esportare tutto il contenuto scusate, che abbiamo, diciamo, creato e ideato in una scatola vuota, quindi con Unreal Engine, e iniziare
il vero e proprio sviluppo del gioco Reality Total Simulator. Bene, quindi io vi saluto qua, vi do appuntamento ai prossimi vlog, vi do appuntamento ai prossimi video, vi ricordo di lasciare un commento e mi piace, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, condividere il video se volete, dal vostro Skynet è tutto, vi lascerò più avanti un po' di immagini quando inizierò a montare questo PDF perché ci sono due opzioni. La prima è fare un PDF, la seconda è proprio fare un manuale, però il manuale non lo puoi fare perché dovresti avere il gioco, quindi lo fai in PDF, cioè non un manuale, scusate, cartaceo. Ok? Quindi quando ci saranno i primi sviluppi sul PDF, quando ci saranno le prime immagini, le prime cose, i primi elenchi, le prime istruzioni, ok? Ci rivedremo, faremo un nuovo vlog e poi se ci saranno chiaramente sviluppi o cose del genere, chiaramente porterò altri vlog. Però per adesso dal vostro Skynet è tutto, vi ricordo che ve l'ho già detto, ta 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 ta, niente, ciao ciao ragazzi!